servono solo per bilancia, non sono espressive, bene, sono lì, sono come ali, un po' per bilancieri. Allora, 9 sguardi dello Zanni, che poi si trasforma anche in capitano. Quindi per esempio 1, lo sguardo a terra, poi 2, laterale, 3, mi avvicino, 4, rotazione sul posto, 5, rotazione e traslazione, lo sguardo è lì, la maschera è lì, 6, guarda a terra, 7, mi allontano, 8, guarda a terra, 9, guarda il pubblico, e poi qui c'è un assestamento, si chiama collasso, cioè c'è un abbassamento improvviso della figura, là, questo, cioè si sollevano i piedi e tutto il corpo si assesta. Quindi immaginate questo con la maschera, il tronco, vedete, fa questo, pa, come uno sportello, quindi uno sguardo a terra, che poi con la maschera sarà un po' più portato in qua, se non scompare completamente, ok? Quindi è, sei uno, due, vedete, io chiudo l'angolo in questa direzione, lo sguardo è lì a terra, questo ginocchio è flesso, questo è teso, poi non avanzo col busto, avanzo col bacino, qui, tac, creo questa diagonale, lo sguardo è lì, avanza un po', però a un certo punto c'è un segnale di qua, è in alto, e la maschera sul posto ruota sul posto, vedete come se ci fosse uno spiedo qui, l'asse proprio, e lo sguardo è lì, della maschera, poi rotazione e traslazione del peso, cioè tac 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 tac, proprio geometrico, sguardo nell'altra direzione, poi a terra qui c'è il gatto che mi angola, ruoto sul posto, là. Poi arretro, perché magari c'è una reazione del gatto, io mi do dei motivi, là, quindi arretro, quindi dalla diagonale, arretro non così, ma è il bacino che arretra, là, le mani destra in equilibrio. Poi guardo al centro, questo è il livello 8, poi di nuovo guardo frontalmente il pubblico e poi abbiamo questa fase collasso di assestamento, i piedi fanno questo. In quell'attimo, boom, tutto il corpo cade, quindi siamo qui, là. Non è un saltello, anzi è uno sprofondamento. Proviamo a farlo, via, noi attenzione. Vedete la linea degli occhi, io sto poco sopra il mio orizzonte, no? Questo. Passate leggermente. Mettetevi in modo da vedere gli occhi miei di fronte a me. Allora, ora lo faccio col saltello, cioè come non. Ok, cioè se io alzo più pari i piedi appunto e poi la gravità mi trascina giù. E è chiaro? Non molto. Vai, allora. Io devo sparire dietro questa sorta di riva. Non qua. Okay. Vedi? Non è. Cioè la testa fa pum, improvvisamente. Perché poi alla fine tu inscenati una struttura. Puoi cambiare. Come la ginnastica artistica, per esempio, praticare, quindi c'è una struttura. Se tu cambi quella struttura improvvisamente, stai facendo un improvvisazionismo. L'improvvisazione vera, quell'improvvisazione che ti aiuta nella ricerca, lo fai nell'ambito dell'atelier, dove ti devi concedere tutti gli errori. Come dire, tra noi, così. Facciamo l'improvvisazione per concederci tanti errori. Poi c'è una seconda fase in cui c'è l'improvvisazione in scena. Allora, Eugenio fece questo esempio. Chiese a un attore orientale, non so se del No o del Kabuki, non ricordo quale stile, dice tu fai un'azione, fai un'improvvisazione, ecco, disse fammi un'improvvisazione, figura a un attore giapponese, chiede un'improvvisazione. È come dire... che so, andare dalla macelleria a chiedere, che so, un po' di una penna stilografica, un'altra cosa, no? Quindi, allora l'attore orientale, mi ricordo chi comunque fa questa figura, entra in scena, avanza, guarda, e finisce. E il genere gli chiede, mi fai un'altra improvvisazione? L'attore giapponese entra in scena, fa la stessa cosa,
uguale, la stessa figura, la stessa partitura d'azione, respiro, punto. E finisce allo stesso modo. Invece il bando comincia a finire. Mi fai un'altra improvvisazione? L'attore entra in scena, ma la stessa cosa. Lo stesso è una figura, una partitura, no? Quindi. E la gente dice, ma tu hai eseguito tre volte la stessa cosa, io ti ho chiesto tre improvvisazioni. E dice, ma come? Non hai visto? La prima volta il fantasma mi è apparso a 3 metri. La seconda volta mi è apparso a 50 metri. La terza volta mi è apparso a 100 metri. C'è l'improvvisazione nella testa. Come dici tu? Tu ogni giorno sei diverso. Quindi in quella partitura ogni giorno siamo differenti, il fantasma ha diverse distanze, quindi la pressione del gesto, la densità dell'azione era appena appena diversa nelle tre, ma bisognava saper cogliere quella differenza, perché l'improvvisazione è nelle immagini sulla testa. Se tu in scena hai l'attore che ti improvvisa, invece di girare a destra, gira a sinistra, fa solo un pasticcio, anzi rischia di ferire il compagno di scena. Invece la partitura è quella, come nella musica. Poi all'interno c'è un tempo, uno spazio e un respiro che cambia. Va bene? In questa stessa struttura qui, che mi sembra anche abbastanza rigida, poi dopo non è che tu vai in scena e fai questo, ma se la maschera è lì, è a terra, a ferro, poi va di là e poi decide di spostarsi. Cioè ha già il corpo ha in qualche modo appreso a selezionare, come dire, la propria scelta nella successione dei gesti, chiamiamola partitura, che è un bel termine, va bene, proprio la scansione delle parti, un po' come nella scrittura anche. Quindi è, però a quel punto tu non controlli più soltanto razionalmente, ma c'è il controllo di tutta la figura nell'azione, però va fatto mille volte questo, c'è una memoria che bisogna creare nel corpo. In questa memoria questo vuoto poi si deve riempire ogni volta del fantasma che si sposta, si avvicina, cambia colore, è chiaro. Oppure c'è un teatro, fate conto, dove c'è tutto nero, un altro teatro invece dove vedi del rosso, un altro teatro dove c'è del bianco, un teatro molto alto, un teatro più schiacciato. Qualcosa cambia nella testa, quella pressione fisica, architettonica del luogo ti fa sentire che il gesto è diverso. Una cosa è il gesto che viene prodotto in un teatro, come possiamo dire, tipo i teatri cantina, dove hai il pubblico a 2 metri e quindi lì devi la tazzina e gli occhi, il polso, il passo, vedi la rotazione del tronco. E se sei al teatro del Grande Piatto di Siracusa, un teatro pensato all'aperto, dove l'attore, il mito, doveva relazionarsi con le stelle, con Giove, con il pubblico, con gli inferi, con l'aria, cioè il corpo era aperto, cioè faceva parte di un cosmo. Quindi il gesto è ampio, perché va visto anche a grande distanza. Hai qualcuno del pubblico che sta anche a 50 metri. E se fai così, non ti vede nessuno. Quindi se fai così, a Stateo di Siracusa, non ti vede nessuno. Ma vieni male, devi fare questo. Quindi il corpo deve raddoppiare, triplicare, decuplicare il segno. Altrimenti non arriva al di là della tecnologia. Ripetiamo questa sequenza, via. Tronco, braccia, tronco, braccia.